Pensate che sono sveglio dalle 8 e non ho ancora iniziato a carburare. Pensate, sono un rincoglionito peggio di quando mi alzo 5 minuti prima della live. Dopo 10 anni non li avevo più i ricci. Ma avevi i ricci o i boccoli? Perché guarda che sono due cose differenti, eh. Se avevi i capelli lunghi lunghi e ti venivano i boccoli, è una questione. Se invece avevi i ricci. No, ristallo. Non hai rinnovato, dai. Dalle 2:30 sei sveglio. Adesso mi devi dire che cazzo hai fatto tutto questo tempo. Cosa, ti sei annoiato? O hai lavorato? Una delle due. Draghetto Yoshi, io la ringrazio, prego. Una piccola donazione per farle i complimenti per il suo lavoro che migliora di giorno in giorno. La passione e il duro lavoro ripagano sempre. In bocca al lupo. Le si vuole bene. Grazie mille, draghetto. Crepi. Belle parole. Ma che belle parole! Così, di prima mattina. Paf! Grazie mille. Videogiocato e studiato. Ieri sera dopo cena sono collassato a letto. Ragazzi, la mattinata parte già con un appuntamento ficcante. Infatti ho già chiesto anche ai Thermos se vogliono switchare live. Mi ha risposto solo Lieda. Poi adesso vedremo cosa dicono anche gli altri. Ma non credo ci siano problemi. Il 12. Il 12 ci sarà la conferenza della Apple. Presente quella con la mela col morso? Bene, il 12 allora faremo la diretta dove commentiamo assieme la conferenza della Apple. Sarà una cosa carina, ormai è diventata una specie di tradizione. Dopo l'ultima volta che hanno presentato Mojave, che abbiamo riso come dei coglioni, lo riproponiamo quest'anno, cioè lo riproponiamo, non è quest'anno, ma quando hanno presentato Mojave? Non mi ricordo. Grazie Gigi! Peccato, non sono ancora 10. Non Ah, sì, importa. mi ricordo. Comunque, sarà il 12 dalle ore 7 alle 9. A giugno è stata l'ultima. Possibile, possibile. Korn torna al 6. Korn torna al 6, quindi per il 12 dovremmo esserci. Dovrebbe essere in bolla. Lo prendo a schiaffi nel culo. Non ci sarò alle 12 ore dei Thermos il 6 perché sarò a Parigi. A fare cosa, vi chiederete voi? Non ve lo voglio dire. Perché sarà una surprise. Motherfucker. Quindi, il 6 salterò le live. Anche il 5 sera in teoria perché parto. Perché tu, Gabriel, hai una vasta gamma di immaginazione. Sei bravissimo. Grazie a Kim Mamba, 4 mesi e ci si risabba Ah, con il sì, mi migliore streamer. ricordo. Sono io. Sono iPhone SE 2, non lo so. Si parla comunque di nuovo iPhone X grosso e l'entry level. Però si parla anche di nuovi iPad, di nuovi Apple Watch, di nuovi cappelli, di nuovi vestiti. Si fa di tutto fanno. Uè Gigio, 3 mesi, doppia resub. Dabbo? Devo Ah, sì, dabbare? mi ricordo. Grazie. Ma che ti metto in valigia, Isa? Che sto via una sera e una giornata. Cioè, un pasto faccio forse a Parigi. Forse torno in tempo per la live in realtà del 6. Dovrei atterrare per le 9. Buongiorno, buongiorno. Toccata e fuga, sì, veramente. Vado lì la sera prima, sto lì in giornata, poi torno indietro. All night long, all night. E io che ne so oggi, adesso mica lavoro a Nintendo.
Dipende a che ora arrivi. Io ci andrei in viaggio di nozze. Arriviamo alle 14. Ti devo qua mangiare al McDonald's perché era già tutto chiuso. Ostia. No, beh, io arrivo lì. Aspetta che ti dico il volo. Si fa brontolato. Parto alle 7:20 da Venezia e quindi arriverò per le 8:20 e poi torno indietro alle 6:40 del giorno dopo. No, mi sa che sono 2 ore di volo, eh? Cazzo, non mi dice quante ore di volo sono. Aspetta che vado a vedere magari se ce l'ho nel calendario. Papà, calendario, calendario. Non c'ho. Non c'ho. Inculato. Attimo, vorrei vedere. Ah no, beh, io la live del venerdì in realtà la posso fare, del giovedì, scusate, la posso fare tranquillamente. Arrivo alle 8. Sì, l'orario in Francia è uguale, però sto guardando quanto ci vuole di viaggio. È un'oretta. Un'oretta. Mercoledì arriviamo lì alle 9, quindi quella lì magari si salta, ma giovedì tranquillamente. No, una, Jules. Ho appena guardato. 1:30, 1:20, una roba del genere. Cioè, chi se ne frega, quasi sto a casa, dai, non ci vado più. Addio, guarda, non voglio, non ho voglia, guarda. Non mi va, non mi va, non c'ho palle, ragazzi. Basta, sto a casa, vaffanculo, Parigi. Cazzo vuol dire Parigi? Farmi un'ora di strada per andare a Parigi? Chi c'è mai stato, poi? Ah, sì, mi ricordo. Smooth! Bon, dai, sono contento. Grazie mille per i suoi 3 mesi. Parigi. Ricordo che dovete donare 50 euro ai termosifoni per il fondo Kebabaro Moro. Ogni donazione che fate con scritto che per il Kebabaro Moro va a finire nelle tasche di Moro per comprargli il gioco di golf. Portato una brioche. Oh, ci sono delle novità! Affilatura degli oggetti di controllo, i pulsanti di navigazione e il pulsante sinistro del mouse per abbassamento. Eh sì. Grazie a Foxy, dai. 13 mesi. No, Johnny Gamer no, però farò il weekly. Ah, e stavo pensando anche di spezzettare i Johnny Gamer, quello dell'America, in più video. Perché fondamentalmente sto buttando via un po' di visual. Perché facendo un Johnny Gamer unico da un'ora faccio tipo 70.000 visual, 50.000 quel che è. E weekly ogni settimana mi fanno dalle 40 alle 50 alle 60.000 visual. Ho detto, scusa, perché so stronzo? Allora pensavo, visto che in America stavolta ci vado con 3 tappe, faccio un video per ogni tappa. Almeno sono 3 video anziché uno. Magari è un po' più fruibile e quant'altro, però insomma. Oggi non esce il weekly. Grazie a Flamel, di ritorno dalla Ah, sì, Toscana mi condivido la ricordo. mia sub e si torna a seguire le live, grazie mille. Poi vediamo. Allora, articoli vendita commerciante, avvicinare il soggetto commerciante. Ho capito tutto, non è una bugia. C'è un fabbro? Sì, ma c'ho il puntatore, ce l'ho sempre avuto il puntatore. Mi dica, Pietro, un asciabipenne si può fare? Aspetta che devo vedere se ho da bere prima. Oh. Ok. Un'ascia bipenne. Pi. Che vuoi? Basta. Ce l'ho. E non ho lo stampino per l'ascia bipenne del demone. Scusami, poi. Questa qui è disequipaggiala. Ok. Forse devo comprare lo stampino. Arrivo subito. Grazie a Famleto Guarino. Allora, mercante di cibo, no?
Oh. Scusami! Io volevo parlare, ho cliccato, scusa. Oh, commercia. Guarda, coglione. Posso venderti la torcia? Posso vendergli la torcia? Ma che bello, che bello. Allora, fammi vedere un po'. Blocco... E stavo ancora guardando io, però aspetta un attimo. Bulloni leva, no? No, no. E non ce l'ha. Come faccio a fargli lasciavi penne? Fumo ambiguo. No, scusa. APH stava per fotografo? E allora sei sempre tu, Amleto, scusami. Hai cambiato nome, cos'è, colpa mia? Pensavo fosse un omonimo. Che ne so io, scrivi le maiuscole. Come faccio a fargli un lasciapenne? Perdonami. Non so farlo. Io gli faccio un ascia normale. C'è un altro negozio? Ah, aspetta. Dov'è? È vero! Ma lui vende la concorrenza. Buongiorno. Scusami. Mercante vasaio? Non vedo vasi, perdonami. Vabbè, cosa mi vendi, bello? Formula piccola. Ascia bipenne. Qui si va su livelli altissimi, eh? Che patch! Ok, vai. È piccolissima, mi sembrava enorme. Vai. Aspetta, no, temperatura bassa, giustamente. Mara, te ogni volta qua mi si incastra il carbone. Yeah. Buona sen. Quanto ci abbiamo? 42 litri. Guarda te che c'è ancora quel carbone lì incastrato, che fastidio. Mi sa che devo comprare... Gombrare ancora la carbonella. Dammi. Hanno patchato solo con aggiornamenti senza sistemare i casini. È vero. Ponci, ponci, pom... Ah, bene. Ok. Beh, già il fatto che si possa vendere gli oggetti per me è fantascienza. Ma il carbone incastrato, guarda, sono anche disposto ad accettarlo. Non dà così tanto fastidio alla fin fine. È solo brutto da vedere. Però ce ne facciamo anche una ragione. Vediamo più che altro se hanno patchato la cosa del riciclo dei pezzi di rame. Quello mi ha fatto buttare via litri e litri e litri di rame. Qui non ho capito la cosa della filatura, perché adesso è cambiata, no? Che devo fare? Ah, devo tenere... Non ho capito, come funziona? Ma sto... Oh, che fatica, porca troia! Allora, devo tenere premuto il mouse e... Non ho capito, e strisciare, ma non so... sì! Guarda, devo ruotare anche le varie parti! Carino! Carino, almeno non è una cosa meccanica del cazzo. Ok, aspetta. Cioè, è andato via! Scusa, l'uomo... Ah, ok, te la faccio subito, guarda. Non dovrei aspettare praticamente niente. A lei! Guarda, come se non me l'avessi chiesa tu. Ciappa. Figurati, Alessandro, buona giornata. Ciao, Alessandro! Alessandro, ciao! Che fatica oggi. Smaggy, grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Va bene. Sono sei, parerò a lasciare i messaggi nella sub. Bella Ale! Che vuole questo qui in mezzo ai coglioni? Hai capito? Mi servono dei paletti. No.
no, no, no. Ah, no, no, niente. Quindi lui vende materiale, lui invece vende i pezzi, ad esempio i manici di scopa. No, non è vero. Scusami, abbiamo un problema. Io dove me li vado a prendere i manici? Non ce li aveva lui. Secchio, leva, bulloni, blocco, corro, torno. Ah, perché è verde. Manico per daga, dammene un attimo. Un attimo, soprattutto. Raccogli manico lungo. È quello che è successo, va bene. Ora, vediamo se hanno pacciato una delle cose che più mi sta a cuore. Non volevo incularmi il secchio. Il mio secchio di ferro dov'è? Ah, giusto, l'ho messo per il coso. L'ho messo... dovrebbe essere data parte. Vabbè. Ok, vediamo un po'. Arrivo, bello? Non ha detto temperatura bassa, va bene. Però almeno non è il metallo sbagliato. Lo accetto, bello. Lo accetto, ti accetto. Che vuoi? Un ascia bipenne va di moda adesso. Fino a ieri nessuno sapeva che cazzo fosse. Adesso tutti vogliono l'ascia bipenne. E che cazzo? Ciappa. Flopete. Temperatura bassa è qua, dai. Ah, giusto, perché non abbiamo sistemato questa cosa qui. Tiene, trasferimento diretto. Adesso vedi. All'ultimo grido. Ah! Beviamo un po' d'acqua. Cazzarola, però. Quanto va giù la fame e la sete. È il day one. È uscito oggi, la vogliono tutti. C'era la fila fuori. Cazzo, figata la nuova ascia bipenne. Temperatura bassa, no? Che due coglioni, però. Tieni. Vai. C'è l'influencer, certo, certo. C'era il re che andava in giro con la sua bella ascia bipenne e tutti i sudditi dicono: cazzo, vedi? Quella sì è un'arma che vorrei portare con me in guerra. Ascia bipenne 2080T. E c'hai i riflessini. Ciao, Cap! Vuoi un'ascia bipenne? Già che ci siamo, te ne faccio una anche a te. L'oggetto è stronzo. Vai. Ascia bipenne Totti. Ok, eccoci. Non c'è dettagli, scusami. Non ho mica capito, eh. Ok. So che non c'è dettagli. Ma come scintilla per bene. Ok. La trovo carina questa cosa qui. Almeno quando fai, ti fa fare. Quando ti metti anche a... fai qualcosa anche tu. Te ne vai, Edoardo? Che cazzo. A me non vuole via il pezzo. Si incastra clippato dentro. Però. Aspetta, posso ingaggiare? Sì. Voglio... No, un minatore non lo voglio ingaggiare perché non è che... Ah. Salve. Desidera? Alfredo, martello, prego, si accomodi. Sono subito da lei con il suo martello da guerra. Ne abbiamo proprio l'ultima versione appena uscita. Hai un long handle incastrato sulla finestra davanti al tavolo. Davvero? Ostia, grazie. Ale. A martello contro martello. Io però guardo al futuro, mi faccio una Shabby Penny di 7. Ah, perché tu pensi che un giorno inizierai magari a renderizzare, streamare. Effettivamente una Shabby Penny 5 non basta più. Vuoi fare un piccolo upgrade? Ci sta, ci sta. Aspetta, ok. Ma come lucido. Sì, la fame effettivamente sta andando giù, che è un piacere. Bleh. A lei!
Ecco, lei è uno stronzo, che vale quanto l'arma che hai fatto. Grazie. Faccia di merda. Vado a comprarmi due polpette, va là. Mondi, quant'è un cibo? Guarda. Fammi due mele, un pane. Carne cruda? Puoi cucinarla? Aspetta. Questa è una nuova ficcanza. Commercia, dammi anche della carbonella, per piacere. Guarda che c'è un upgrade nel gioco qui, eh? Lasciami fare un attimo. Allora, intanto droppa giù questi. E poi. Fammi fare così. Si cucina? Non lo so. C'è un fabbro. Arrivo! Un'ascia, normale. Sto povero, guarda. Poi cucina. Sto cercando di cucinare. Si cucina? Non si cucina niente qui. Forse non si fa così. Non lo so. Vabbè, aspetta. Ok. Olè. Metà l'ho sbagliato. Dai, ricominciamo. Che due palle. Vabbè. Non so. La rosolo? Sinceramente non saprei come gestirmela. Perché non posso metterla lì la ca. Ah, aspetta, forse è così. Nella fornace va messa. Metallo sbagliato, e beh. Affai culo. Oh, e il martello. Perché mi segna che ho ancora in tasca la torcia? Non ce l'ho più. Infatti. Boh, vabbè. Sì, ho capito perché non vogliono l'ascia super power, vogliono quella no normale. Non c'è dettaglio. Ma che cazzo sono sti dettagli? Scusami. Non me la ruota più di così. Ah, così. Ok. Mancava quell'angolino lì. Adesso ci sono i dettagli. Ciappa. Devo anche farmi un sonno. Sì, ma è presto ancora. No, in realtà è presto, insomma. Buona difesa del castello, arrivederla. Vada, Gerardo, vada. E quindi sta carne. Grazie a Luke Sparrow! Da lunedì torno al lavoro, è stato bello riuscire a seguirla anche di mattina. In questi giorni comunque non vado via, eh. Ci conto, ti spacco la testa, Luke, ci spacco. Grazie anche a Mirko per i 4 mesi. Non ho capito. Un fabbro, mi dica. Una lancia, guarda, gliela faccio giusto perché siamo in promozione, c'è il 3x2, anche perché devo andare a letto a breve. Ho capito che è commestibile, ma se mi dice che posso cuocerla, la voglio cuocere. Secondo me la guerra si scatena una certa, sì. Temperatura bassa. Tieni. C'è un carbone in più? Sì, vai. Questa la mettiamo da una parte. Commestibile, condizione 93%, 92%, ma si stava abbassando, perché? Grazie a Jaul Trikey. È giusto il nome? Non c'è dettaglio, non ci sono mai dettagli. Come sarà la percentuale?
ho finito i manici. Mi perdoni un attimo, arrivo. Non mi chiudere. Non mi chiudere. Basaio. No, aspetta, era di qua che lo vendeva. Ma che palle adesso che... Si sono smezzati tutti... Oh no, sono infartato. Si legge... Gialutrichi. Non è possibile. Non ti credo. Aspetta un secondo. Allora, Marico Lungo... mi è sparito il mouse. Oh! Marico Lungo. No, niente. Niente, dai. Posso così. Vai in figa. Arrivo Anto, aspetta che qua... Ah, sono morto! Buongiorno Gratto, grazie a lei sono sempre più vicino alla laurea in economia, grazie a me, ostia. Non sarei così sicuro. Punzecchia, dormo. Ecco qui. Le chiedo gentilmente di benedirmi ancora una volta per il penultimo esame di settembre, ficcanza in abbondanza, ma tanti auguri a lei! Tanti auguri! Ci renda fieri. Bevo. Per non dimenticare. Mangio. Ecco, sapevo. Commestibile le mie barbe. Che vuole? Questo è rimasto qui a guardarmi dormire. Carne cruda. Mangia carne cruda. Ah, che bella inculata che mi ha dato la carne cruda. No, il vendor! Niente, mi inculo. Come faccio adesso? Non sono più stanco. Sono studio alto. Vabbè, non volevo raccogliere un secchio, ho sbagliato. Ok. Vado a comprare dell'acqua, già che ci sono. Prima che diventi notte fonda. I miei tacchi da The Basque Road to Gold. Le si vuole bene, Sergato. Grazie mille. Mi è piaciuto Road to Gold. Road to Gold. Come metallo sbagliato? Com'è possibile? Non. Vabbè. Funziona un po' come gli pare. L'acqua è sempre quel tocco di birbante che dici. Che birbante. È vera l'acqua, guarda che è il colore suo. Cioè, anche la fisica è sua. Se tu vai a comprare l'acqua anziché al supermercato, come fanno tutti, tu vai direttamente dal... come si chiama? Non dal droghiere. Dai, come dal silos lì. Come si chiama questa situazione qui? Non l'acquaiolo, ma non prendete per culo. Questa botte, come si chiama? Il nome... C'è la diga che ferma i fiumi e la cisterna. Ecco, la cisterna. Era difficile? Porca vacca. Potete fare i simpatici di sta cippa, bastava dire cisterna. La... Dalla cisterna. Se tu vai dalla cisterna, l'acqua esce così. Avessi un orario o qualcosa, sapessi che ore sono. Non mi va neanche più il tab, sapete? Non so perché. Premiamola lì. Ho un'abilità da sbloccare. Ah. Ok. Dai, prendiamo il boost dell'esperienza, che è sempre una cosa interessante, perché poi dopo ci va a lanciare verso la più esperienza. Poi adesso... Cazzo, l'acqua... No, non avevo comprato... Ah. Palle. No, giusto, non c'è. Che situazione...
Quindi muoio di sete. Ma se mi mangio una mela mi dà un po' di idratazione, secondo voi? No. Però la mela contiene acqua. Ma è l'alba, non voglio dormire adesso. Cioè, arriverà prima o poi il mercante in fiera qui. E posso inculare l'acqua? Guarda qui. Cioè, ci sono... C'è il sole che sposta le ombre, eh? Guarda che è detta... Abbiamo un elicottero in giardino, noi. Però... Si può entrare nel castello? Non so se adesso si possa fare. Andiamo a vedere. No, non posso manco avvicinarmi. Un po' troppo. Che misure di sicurezza incredibili. Niente. Però, tac, sono tornati i mercanti. Bisogna vedere che orario è cap, perché non escludo sia le 6 del mattino anche ora. Dammi dell'acqua, porca puttana. Due bottiglie, grazie. Una te la bevo anche in faccia. Vieni a vedere se hanno cambiato un po' l'esterno. Se ha cambiato un po' l'esterno, dobbiamo sempre parlare al singolo. Sì, sì, c'erano già i campi di forza nel Medioevo. Li hanno inventati lì. Poi li hanno dimenticati, insomma. Tutto uguale, sinceramente. C'è anche la colonna sonora che fa e poi basta. Non posso bere quest'acqua qui, nonostante sia pulitissima, credo. Carbone? No. Sarebbe stato carino trovare un po' di carbone. Splashete! A che servirà guardare sott'acqua? Ostia! Mi va giù la stamina quando sono sott'acqua. Forse non è stamina, ma è il fiato. Dopo un po' fa... Sì, sì, è free roaming. Non lo sapevi, draghetto? È come Horizon, certo. La Sony ha copiato questo. Ma non sapevate dell'open world? Che strange. Non è la prima volta che esco. Dai Dionisio, un piccone. Arriva subitissimo. Va a farla veloce. Adesso, stai tranquillo, ti spacco la faccia. Coglione bastardo. Non ho calore. Tiè. Grazie a Borgside. Gatto, tra poco dovrò andrò a vivere da solo a Bologna. Ho bisogno della sua benedizione. Non è vero che ne hai bisogno. Se vai a vivere da solo, ce l'hai fatta. Sei meglio di me. Non ti posso dire niente. Bravissimo. Dai, sbrigati, sbrigati, sbrigati prima che qua diventa troppo temperatura bassa. E sbrigati. Yes, che culo. Che palle è questo dover bere. Vabbè, l'ho temprato di più. L'ho temprato di più. Stai zitto, Ricky. Stai zitto, fatti i fatti tuoi. Sei tu il fabbro? No, sono io il fabbro. No, cap, ti inculi. A te, arrivano tutti a chiedere i favori adesso. Pensate sia facile, eh? Non è facile. Va bene, Gap. Ti levi dal culo?
Posso finalmente acquistare un minatore. Ma di quelli buoni però. Uno da 500. Il minatore portò la scatola. Bene, 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 bene. Vediamo un po' cosa contiene. Mi aspettavo un po' di ferro, devo essere sincero. Ho preso una mezza inculata. Vabbè. Una mezza inculata, sì. Dica. Era Moro? Bisogna di una spada. È Moro! Dai, va bene, Moro, te la faccio perché siamo amici. Stampo per spada. Tiè, ciapa. È stata proprio una bella rosicata questa. Per carità, è tanto rame, però volevo fare un upgrade. Andare oltre. Non ti fa più vedere i pezzi che si sciolgono? Strano. Poi i litri sembrano aumentare, sì. 28 litri. Ah. Rivendere il minerale che non serve. Credo si possa fare, sì, però non mi conviene. Cioè, a questo punto me lo tengo. Questa è che è lunga sta spada. Non era così lunga una volta. Ah, facciamo lato, un taglio, l'altro taglio, ma non la parte dietro, va bene. Dovrò droppare. Ah, no, lì. Mi sembra leggermente più lunga. Prego. Un'arma degna del gatto. Sono io. Ciao. Ciao Moro, ciao! Ciao! Prova a fanculo, Guarda te. Spade di rame. Ho capito, ci abbiamo pochi soldi, dai! No, qua mi sa che ho preso un'altra inculata, comunque, alla fine, Perché io ho buttato dentro il metallo e si è fermato a 28 litri. Ascia, certo. Va a farla veloce. Ma perché sta gente non è più in grado di... Si è perso questo gusto del conversare. Buongiorno, salve, come va? Bene, bene, lei? Tutto a posto. Guardi, avrei bisogno di un'ascia. Per caso me la riesce a fare magari anche in tempi celeri? Perché sa, i barbabietoli sono in punto d'arrivo e questi ci spaccano il castello sostanzialmente. Dai, faccia la sua parte. Sì, sì, non si preoccupi. Guardi, gliela faccio in tempi celeri, però sa che dovrà pagare un piccolo sovrapprezzo per la velocità di manodopera, anche perché ho altri clienti che devo mettere da parte per sbrigarmi per fare la sua ascia, insomma. Sì, sì, guardi, non ci sono problemi, pago volentieri il sovrapprezzo, anche perché i Longobardi sono alle porte. Ci sarebbe anche appunto bisogno di una certa celerità da parte di tutti, quindi sì, va bene, pago volentieri il sovrapprezzo. Mando pure il conto al re. Sì, sì, faccio fattura. A posto così. Grazie, buona giornata. Buona difesa del castello. A lei, buon lavoro. Niente, ho finito anche i manici. È un ex carcerato e ti disprezza per quello? Guarda, dammi due manici lunghi. Che... Ma no, ruba i manici lunghi. Ma no, ruba. Nel frattempo ho già finito il lavoro. Ma sì, ma si chiacchiera almeno. Ragazzi, l'arte del conversare. Porca miseria. Ciao, ciapa. Stuzzicadenti, fiato nel culo, bastardo. Se no, per forza che la gente è diffidente. Non si dice più buongiorno quando si incontra qualcuno per strada. Questo qui funziona. Cosa mi mancava qua? Gli ingranaggini mi mancavano, che siano andati a perdere. Fammi vedere se me li posso comprare. Commercio. No, questo dovrei averlo. Bulloni. Mi dà dei bulloni, grazie. Un chilo? Madonna, che bulloni.
Osequi, buona giornata, salve. Com'è? Mi accontento anche di un com'è io. Olè, funziona quindi adesso? Funziona? Aspetta, fammi vedere. Lo caga fuori, perché? Il tappo c'è? Non lo vedo se c'è il tappo. No, non c'è il tappo, ok. In cularella. Vabbè, lo compreremo. Arrivo, arrivo, dica. Gabriel, una daga. Ma scusa, Gabriel, non ci siamo incontrati poco fa? Potevi chiedermela prima? Daga, allora lì. C'è il 3x2 sulle daghe. No, non credo sia la temperatura. Manca proprio il piazzo. Aspetta. Non è che magari quello che è incastrato lì sotto è il pezzo di coso? Boh, non ho idea. La cintura non è abbastanza alta. Invece, guarda, sta andando. Perché funziona. Tiè. Ah, dici per il metallo, per il ferro non basta. No, no, certo, non basta, però mi dovrebbe dire temperatura bassa. In realtà qua proprio non lo tiene. Se ci fai caso, vedi che lì c'era il pezzo. Qui non c'è il pezzo, non c'è il blocco. Infatti è tutto mollo. Adesso facciamo una roba a volta. Grazie a Miorre. Ecco qui. La daga però è da stronzi, te lo dico, è corta. Cazzo ci fai con una daga? Arrivo. Come? Mi dia del pane, guardi. Del pane e due mele. E io mangio il pane. Ciao. Ah no, aspetta, fammi vedere quanto costa il tappino. Anche se costerà un botto, probabilmente. Allora, commercio. Blocco fornace. 20, dai, è abbordabile. Ci sta, grazie. Abbiamo un sorso d'acqua. Vado, si è strozzato. E a Malelsa solo quella ci abbiamo. Quello è il problema. Ok, fatto? È a posto adesso questo lavoro qui. Che vuole? Dica. Daga. Certo. Per cortesia, salve, buongiorno. Educazione anzitutto, come al solito. Vai in culo. Temperatura bassa, certamente. Ciao fette. Grazie a Rosy Bindi. 18 mesi maturo. E non è vero. A 18 mesi non... Sei un bambino piccolissimo. Hai un anno e mezzo. Esattamente un anno e mezzo. Me lo dice ancora metallo errato. Quindi non abbiamo risolto una sega. Che bello, eh. Oddio, me lo sono inculato, scusami. Scusa? Dove è andata? No, ma dai. Ok, ma dai. Oh. Scusa. Che, qual è il cazzo è il tuo problema? Vabbè. Tra 18 anni manco sappiamo se siamo vivi. Ma sì, saremo sempre qui. Io che stream e voi che chattate. Ci sta? Grazie a Kert per i suoi 3 mesi. Questo è Kert. Scusami. È venuta così. Una birbantata. Io sono stanco. Mi dai del caffè, per favore? 2 tazzine, guarda, me le ciuccio. Che bontà. Ancora, ancora. Mm.
basta, dai, butto giù tutto, butto giù tutto, Ale. Bravo, Rosibin. Bravo o brava? Allora, non credo... Cioè, a me basterebbe che glielo ficchi dentro. Temperatura bassa, è certo. Che maroni, però, eh. Non lo raccoglie neanche più. Beh... Io devo stare qui adesso con sto pezzo di ferro in mezzo ai coglioni. Certo. Io non so. Come temperatura bassa? 1000 gradi? Che temperatura bassa? Dai. Ah, dice temperatura bassa per il, per l'altro, forse. Per il ferro, certo. Vediamo se adesso me lo accetta. Ok, non ha detto metallo sbagliato. Attenzione. 17 litri, non lo so. Sono stati longobardi. Ok. Ok. Forgiam. Tutta la mia... Non mi è venuta molto male. L'utensile è pulito e affilato. E noi non abbiamo il manico. Ma che cazzo, ma ogni volta è possibile? Guarda te. Ah, giusto. Mi servirebbe anche della carbonella... Non ha? Non ha una carbonella più potente? Magari le vende lui? Stampo? No, adesso stampo. Ma che inculata! Peccato. Faccio la magione dash button per i manici. Ale, ciappa. Buona giornata, bello. Faccio un po' di caffè. E perché no, anche del tè. Ahia, ma sei stupido! Che paura! Che paura, dai! Perché? Ma questo è un imbecille! Dai! Ho capito che la voleva testare sulla mia testa! Lascia, sì! Che cazzo di paura! Questo è un coglione. Scusami, si sta sbrigando per cortesia. Oh. La provo. Ho capito, mi ha dato una dagata sui denti. Robe da matti. Robe da matti. Faccio notare che il ferro è aumentato di 0,3 litri, non so perché. Scusami, come mai? Ok. Il minerale di ferro è ancora qui. Mi è venuta veramente l'ansia. Adesso cioè, devo vivere nella paura che uno, dopo che gli ho venduto l'arma, mi colpisca. Ma che cazzo, ma che vita di merda.
Mica vendo armi nel Bronx. Ciappa. Ciao bullo, ciao. Vado a difendere il castello. Le mie balle vai a difendere. Allora, fammi vedere il prima e dopo. 14 litri, vediamo se aumentano. Non aumentano. Perfetto. Non aumentano. Dai, l'ultimissimo, Martello, sì, però aspetta che mi faccio un caffettino prima. Dammi il caffè. Grazie. La ciuccio tutta. Mangio anche una mela. Vendimi del pane. Ciao! Cos'è che voleva martello questo? Martello, dammi qui. Temperatura bassa. E che palle! No, dai. Ma sì che va, ma sì che va. Non va. Non va. Arrivo. Ma sì che esisteva il caffè nel Medioevo. Ragazzi, leggete nei libri di storia. Dai. La base. La base del gaming. Su via. Esisteva, esisteva. E se ve lo dico io, ve lo dico io. Non è che non vi fidate? No, sei uno stronzo, scusami. 1000 gradi ci sono. Vai. Che temperatura bassa. Oh. No, no, non mi ha picchiato perché ci ho messo troppo. L'ha proprio... L'aveva scritto. La provo. Ah, funziona. Vaffanculo. Tutti storici medievali qui, Studiate dove? Dove avete studiato? Su Wikipedia? Non si studia su Wikipedia. Bisogna imparare nei testi. Abbiamo anche fatto un livello. Buona. Ciappa. Vai in culo. Via. Togliamo il cibo. Un po' di cibo. Preferisco il bere. Faccio un sonno. Vai. Mi stiracchio un po'. Ti ha bullizzato allora, non conoscono le conseguenze delle loro azioni. Sì, ma sono veramente delle persone del cazzo. Stasera, tra l'altro, ragazzi, non perdetevi l'inizio di una nuova saga. 10 litri, cioè qui mi diminuisce anche se io raccolgo qua le cose. Vabbè. Comunque, stasera si inizia una nuova saga. Perché abbiamo deciso che di venerdì era agosto, sì. Di venerdì, oltre ad Eurotrack, che non verrà abbandonato, ma verrà semplicemente portato un po'... Come si dice? Un po', ogni tanto, alternato. Verrà alternato con The Sims 4. Quindi stasera non perdetevi il primo episodio di The Sims 4. Che era da anni che non lo si toccava. A fare. Vado a prendere un po' di acqua. Le. Contenti? Stasera un compleanno e dai, saltalo Jack. No, non vedo dove sia il problema, scusami. Olè.
Oh, l'ho vista l'acqua che prima era di più, poi è calata quando ho iniziato a versare l'altra. Affanculo. Sono contento, Deutronics. Sei contento? Io sono contento. Salterei pure il mio di compleanno, un po' troppo. La nostra ombra. Ah, tralasciamo il fatto che... Beh, ci sta, no? Che la nostra ombra non abbia... il collegamento con il nostro corpo, quindi ci sta che non parta da qua e arrivi lì, perché questo è un dettaglio tecnico che è un problema, ma... Quale tipo di faro mi sta facendo la luce dal basso? Perché questa qui è una luce bianca, non è il sole, perché il sole è arancione e sta tramontando, quindi è oltre. Vuol dire che qui per terra da qualche parte c'è nascosto un faro che quando mi giro... PAM! Vabbè. RTX. Altri due giri. Tiè. Qualche faro più avuto dal cielo come The Truman Show. Minchia. Ok. Ma buono. E aspetto, che devo fare? Guarda il sole come albeggia. Allora, c'è una bottiglia d'acqua appoggiata qui per qualche motivo. Acqua e dei piatti, non lo so. Però guarda qui che bello. Guarda. Oh, l'ombra delle mura. Che figata. Come diceva uno scienziato contemporaneo, è il sole che gira dentro la terra. Come funziona? Perché non siamo tutti morti? E adesso l'ombra è tornata ad essere giusta. Tra l'altro con le gambe lunghe che si collegano. Ah, ah, vedi. Quindi dice, scusami, e quando sono arrivati i mercanti? Ho sete, però c'ho dell'acqua, me la bevo. Ciao. Devo comprare un manico lungo. Allora, però oltre al manico lungo, ne piglio due... Vorrei comprare anche il carbone di betulla. Ecco qua, dammene un paio. Che adesso proviamo a vedere se riusciamo a a sistemare anche il ferro. Quindi facciamo questo mestiere qui. Con sempre questo qui che non si può più raccogliere per qualche motivazione a noi sconosciuto. Neanche questo si può più raccogliere. Scusa, no, allora c'è qualcosa che non va. Questo lo raccolgo però. Quello lì no, perché si è buggato tutto. Adesso lo scopriremo. Dica Mark, un piccone adesso. Che cazzo, il piccone è venuto a chiedermi questo. Aspetta qui, aspetta lì, che te devo dire. Un po' di più di 1000. Vai. Ho buttato dentro tutto. Arriva a 7000 gradi adesso. Ok. Come sono? È qua. Quello l'ha preso però, bastardo. Quindi questo qui per terra rimarrà qui. Cos'è questo? Carbonella normale. Ed è per terra. Oh, che fastidio. Oh mio Dio, che fastidio. Guarda, vai via. Ah, santo cielo. Sono indignato. Sono buggati quelli, in realtà sono dentro. Sei sicuro che siano dentro?
Sì, è vero, quello lì era dentro. Questo qui non me lo considera proprio, invece. Magari me lo ciuccia. Non me lo ciuccia. Non me lo ciuccia mai. Allora, tiè. Mangiamo del pane. Togliamo questo dalle palle. Qui. Perfetto. È cascato tutto. Che figura di merda. Col cliente davanti, guarda. Le. Piglio questo, lo fico qui e lo picchio di brutto. Ok. Non la voglio provare l'ascia di ferro, va bene? Ecco qua. Ma che lavoro certosino, eh? Allora, qui... Olè! Buona! Zappa! Ciao Mark! Ho paura che me la desse nei denti. Riscalda fornace fino a 1000 gradi. Mi piacerebbe tingerla di rosso. Mi piacerebbe raccoglierla. Però abbiamo 5.4 litri qua e non mi aggiunge altro, mi sa. Metà l'ho sbagliato, ma perché? 5.6, no, 5.7, ok, perfetto, me l'ha accettato. Ascia bipenne, ma che palle, tu di questa ascia bipenne adesso, di nuovo. 6 litri? Ah, ecco perché prima abbiamo buttato via metallo a go-go. 6 litri richiede l'ascia bipenne. Hai capito? Guarda che c'è un carbone incastrato lì. Un carbone qua per terra e vaffanculo. Ok. Floppete. Mettevo un sorso d'acqua nel mentre. Forse quando il volume raggiunge le due cifre non mostra più i decimali. Ci sta. Però che palle. Cioè ci sta come errore. Non è una cosa che accetto, mi dà fastidio. Ok, perfetto. E io non ho un altro manico. Non ce l'ho, guarda te di quelle volte. A lei! Ciao bello! L'ascia normale ha bisogno di 3 litri, e beh, giusto, quella di bipenne invece ne serve 6, il doppio, perché ha due penne. Capito, è 2 così. Contatto fiato in gola. Che ora è? Mancano 4 minuti. N dice fatevi la sub, e fatevi la sub. Una lancia, certo, certo, una lancia. Vuole una lancia. Litri 1, guarda. Sei fortunato. Non è vero, però ci proviamo. Perché provo a fartela di ferro. Temperatura bassa. Tua mamma. Arrivo. Arrivo. E i termos partiranno dopo, Mister Loffio. Lungo, lungo. E anche un altro tag. Dammi un carbone di betulla. Ciao. Ma cambia qualcosa a farmi il martello di ferro? Cioè, c'è una qualche utilità o non serve una sega? Perché io accetto il consiglio, fatti il martello di ferro. Ma, cioè, me lo dici perché ne sai o perché forse è meglio? Tre minuti, dai, ce la facciamo. L'ho consigliato pensando alla realtà. Sei un sognatore, Nafarex. Più che altro il mio si chiama martello da fabbro. C'ha un nome proprio. Quindi, non so. Ma non andate di credo, ragazzi. Se sapete che fare il martello di ferro è meglio, lo faccio.
Se no stiamo sprecando materiale, basta, ve lo dico. Ma che metallo sbagliato? Non... Lì in fondo, mettilo qui, ecco qui. Metallo sbagliato, niente. Vabbè, poi lo rigiriamo. Con tutte le armi famose, anche il martello ha un nome proprio, certo. Gerardo Depardiero. Olè! Almeno 1000 soldi per questo. Grandissimo Guglielmo. Aspetta. 47 monete. Ci aveva provato, solo che me ne sono andato via. Fanculo Guglielmo del cazzo, guarda. Potere di Driscoll. No, infatti, se non avete certezza di dare un consiglio, non datelo, perché altrimenti rischiamo semplicemente di prendere delle inculate tutti. Boh, questo non me lo raccoglie. Direi di salvare questo bel tramonto. Quante ore siamo arrivati? 238 minuti. Dai. Fanciulle, belle fiche, bei fichi, ganzi. Noi ci vediamo stasera con The Sims. E adesso vi lascio nelle sapienti mani dei termosifoni. Aspetta, facciamo raid. Termosifoni. E li chiediamo tutti 18x7. Quanto fa 18x7? Via il televoto! A stasera, ragazzi. Buona serata. Cioè, buona giornata. Cose di questo tipo. Guarda come spengo. E non mi vedete più.